Si riparte. Mai come quest'anno il vernissage del campionato assume mille connotazioni profonde e addirittura emozionanti, perché significa il ritorno ad una parvenza di normalità nell'eccezionalità di un evento sportivo molto sentito in quanto derby tra due realtà attive e due 11 ambiziosi, sia pur con intenti e mire differenti. Si gioca in una giornata di sole in un impianto affollato nei limiti del possibile e compatibilmente con le norme che arrivano dall'alto. Ma entriamo subito in campo, perché i rosso-blu ospiti provano a partire forte già dall'ottavo, quando Ponzi pesca Pejc alla conclusione centrale e semplice per l'esperto Mario Di Girolamo che blocca. Partita tattica, a condurre le danze gli uomini di Giampaolo, ma un capistrello messo su nelle ultime settimane vende cara la pelle e così la partita risulta bloccata ma godibile. E seconda azione del match proprio in marca granata, con Daniele Di Girolamo, il migliore dei suoi, che calcia da fuori, respinge Falzano, arriva De Rocis, ma i frame restanti sono tutti in fuorigioco. Gol mangiato, gol subito. La vecchia legge non scritta del calcio planetario fa pagare dazio ai capistrellani appena 60 secondi più tardi, e cioè al 35esimo, quando Di Ruocco, una vera spina del fianco per la difesa valentina, pennella per la testa del solito Acosta, che svetta e non perdona l'estremo di casa. 1-0 Aquilano, che indirizza un incontro in vero in bilico quasi fino alla fine. Al 40esimo però sempre Di Ruocco prova a mettersi in proprio, Di Girolamo litiga un po' con il pallone, ma alla fine fanno pace ed è un bene per i padroni di casa. Intanto si fa male l'argentino Gauna nelle file locali e così è costretto ad entrare il cavallo di ritorno Orlando Aquino, che ancora non disfa le valigie, ma la porta proverà a superarla lo stesso, forte del suo notevole talento. Primo tentativo al 41esimo, quando tenta di colpire di testa e di rapina, ma sul primo palo è attento l'estremo ospite. 44esimo, sempre il puntero napoletano prova e quasi non riesce a mettere su una rete da urlo. Sforbiciata acrobatica, il cuoio Sempena finisce di pochissimo al lato del 7 Aquilano. Con questa magia chiudiamo la prima parte del racconto, che riprendiamo al terzo del secondo tempo con Di Ruocco che confeziona un cioccolatino per Acosta, poco freddo nell'occasione, con la sfera che si perde di pochissimo al lato. Un errore, non da lui, e si riparte. 21esimo, capistrello un po' sulle gambe, ed Ercole ne approfitta scoprendosi completamente lo specchio della porta e non lasciando scampo ad un incolpevole Mario Di Girolamo. 2-0 e match ora meno vibrante. Non è dello stesso avviso Daniele Di Girolamo, che bussa dalle parti della porta aquilana al 24esimo, ma trova Scognamiglio a rimpallarlo. 30esimo, calcio piazzato di Pejc, ben calibrato, ma l'estremo di casa disinnesca in due tempi. Al 40esimo infine assistiamo alla perla di Daniele Di Girolamo. Guardate tutti e giudicate voi se non è la rete più bella della giornata. Una traiettoria dai 40 metri che ha il merito di rivitalizzare un match che boccheggiava e di tenerci sulle spine sino al 96esimo, quando il direttore di gara consegna i primi tre punti alla pretendente al trono L'Aquila. Per il capistrello le valutazioni sono comunque decisamente positive. Ci saranno molte altre occasioni per trasformare in realtà quello che oggi è stato solo un vorrei ma non posso. Gianluca Giordani, non era questa la partita da vincere, ma qualche rimpianto c'è? Sì, vabbè, sono tutte le partite da vincere, indipendentemente se giochiamo contro l'Aquila, che come sappiamo bene è una grandissima squadra e l'ha dimostrato anche oggi. Però io ci speravo, perché l'avevamo preparata bene in settimana, i ragazzi si sono, secondo me, comportati benissimo. Considerato che comunque abbiamo un po' pagato di forze verso la fine, perché comunque il ritardo di preparazione si è fatto sentire, soprattutto il ritardo di alcuni giocatori importanti. Però adesso ci dobbiamo soltanto lavorare, metterci in paro con gli altri, e sono sicuro che faremo una bella stagione. Ecco, assenze poche ma pesanti, ho già anticipato. Assenze non so poche, sono tante, perché parliamo di Demes Edoardo, parliamo di Imbriola, parliamo di Franco, l'abbiamo perso dopo 10 minuti, e Aquino è arrivato ieri, quindi ha fatto mezzo allenamento con noi, e da maggio che insomma non calcava un campo di campo, un campo e di calcio. E niente, quindi le assenze erano tante e importanti. Franchi anche, che insomma non sta in una condizione ottimale,
Però ripeto, sono contento adesso della rosa, adesso bisogna soltanto lavorare e sono sicuro che ci toglieremo soddisfazione. Cosa intendi per soddisfazione? Beh, soddisfazioni sono naturalmente la salvezza tranquilla. L'obiettivo principale è questo. Che ne dica qualcun altro, noi l'obiettivo nostro è la salvezza e la dobbiamo raggiungere il più presto possibile. Elio Ciccorelli, direttore sportivo dell'Aquila Calcio, buona la prima. Sì, siamo molto contenti perché secondo me oggi affrontavamo una delle squadre più difficili del girone, su uno dei campi più difficili, era la prima, non era facile, è stata una partita dura, però abbiamo avuto la fame giusta, ci siamo compattati nel momento giusto, l'abbiamo portata a casa secondo me con merito. Ecco, a livello psicologico c'è il peso di dover vincere per forza però. Sì, ma questo è un peso che noi conosciamo già dal 1 agosto, quindi abbiamo sposato tutti il progetto, la società ci ha dato la possibilità di lavorare in piena autonomia e ci ha dato qualsiasi cosa a disposizione per cercare di raggiungere questo obiettivo, quindi dobbiamo essere bravi a conviverci e continuare a lavorare in questo modo. L'Aquila netta favorita, quale sarà la vostra rivale? Scegliamone una per tutte. Secondo me la nostra rivale siamo noi stessi, non perché le altre abbiano qualcosa in meno di noi, ma noi dobbiamo pensare soltanto a noi, dobbiamo pensare a lavorare, e dobbiamo pensare domenica per domenica. Domenica abbiamo una partita in casa, la prima in casa, importante quanto questa, e dobbiamo lavorare solo su quella e pensare solo agli obiettivi di breve termine e nient'altro.